18 luglio 1925 viene pubblicato il Mein Kampf, scritto da Adolf Hitler durante la detenzione nel carcere di Landsberg in Baviera nel 1924, il testo vende circa 9.000 copie. Il volume, considerato il manifesto politico-programmatico del futuro Führer, avrà un successo sempre maggiore nel corso degli anni, seguendo la progressiva ascesa del Partito Nazionalista. E le vendite aumenteranno nel periodo della grande crisi economica, 23.000 copie nel 1929, alla vigilia del grande crack finanziario di Wall Street, 54.000 nel 1930, 234.000 nel 1932, 13.000 nel solo mese di gennaio del 1933, in occasione delle elezioni politiche che permisero a Hitler di costituire il suo governo. ...1923, Baviera. Adolf Hitler è rinchiuso nella fortezza di Landsberg. Il suo colpo di Stato è fallito. In carcere Hitler rivive le sue esperienze e cerca nuove strade per conquistare il potere. Scrive il Mein Kampf. La mia mente è tutta un fervore di progetti. Sfortunatamente ciascuno di essi si scontra con la dura constatazione che sono ancora uno sconosciuto. La vita che avevo condotto nella casa paterna non si distingueva da quella dell'altra gente. In quel tempo si formavano in me i primi ideali. Quel molto vagabondare in campagna, la lunga strada sino a scuola, le compagnie che frequentavo, avevano fatto di me un piccolo capobanda che a scuola imparava facilmente e anche bene, ma per il resto era molto difficile da maneggiare. Mio padre voleva fare di me un impiegato. Sbadigliavo all'idea di dovermi chiudere in un ufficio, di non essere padrone del mio tempo, di dover finire la mia vita riempiendo formulari. Un bel giorno capii chiaramente che volevo diventare pittore. A Vienna non ebbi fortuna. La città che a molti sembra la meta della gente felice rappresenta il ricordo più triste della mia vita. La mia naturale antipatia per lo Stato asburgico in quel periodo crebbe sempre di più. Di fronte alla ricchezza dell'aristocrazia e del commercio si ergeva una spaventosa miseria. Mi era intollerabile il conglomerato di razze che dominava Vienna, esseri inferiori e soprattutto ebrei, eterno bacillo dell'umanità. Dovunque andassi, vedevo ebrei. E quanti più ne vedevo, tanto più mi saltava agli occhi quanto essi si differenziano dagli altri uomini.